Robeda Fedagri oggi è ospite dell'Assemblea Sociale della Cooperativa Piemonte Latte, una cooperativa in salute. Sì, Piemonte Latte si conferma oggi con l'approvazione di un bilancio importante, una cooperativa assolutamente in salute, una cooperativa che ha aumentato i propri soci, una cooperativa che ha aumentato i propri volumi di latte commercializzato, una cooperativa che ritiene di essere pronta per affrontare quelle che saranno le sfide del latte di oggi, ma soprattutto le sfide di un mercato globale di domani. La mutualità è sicuramente una parola cardine del valore della vostra cooperativa, quindi vicinanza ai piccoli produttori. Assolutamente. Territorio, rispetto dell'ambiente, produzione di qualità ben si sposano con quello che è il concetto di produttore agricolo in generale. Produttore agricolo in generale vuol dire, specialmente nella nostra realtà piemontese, produttori agricoli di piccole dimensioni anche, di fasce anche marginali, che ben si aiutano, si integrano con quelle che sono le realtà zootecniche più importanti della nostra pianura cuneese o della pianura torinese. Piemonte Latte a questi produttori tutti cerca di dare quella che è una risposta adeguata in linea con quelle che sono le esigenze oggi per una redditività delle nostre aziende. Altra parola importante di riferimento è sicuramente aggregazione non solo del mondo della produzione ma anche con altri gruppi della realtà nazionale. Diventa strategica parlare di aggregazione, e parlare di aggregazione vuol dire cercare di fare forza comune su un mercato che richiede un'organizzazione sempre maggiore dell'offerta. Aggregazione vuol dire avere la disponibilità di rapportarsi con realtà che sono anche realtà molto importanti fuori regione. Piemonte Latte da anni socio di Cooperlatte, un consorzio con sede a Iesi ma che ha delle profonde ramificazioni in tutto il territorio nazionale. Piemonte Latte è socia di Gran Latte, che è una cooperativa che è la cooperativa di maggioranza del gruppo Granarolo. Piemonte Latte sta lavorando gomito a gomito con delle importanti e altre importanti realtà cooperative piemontesi. Ci viene da pensare la Bizzocci, ma ci viene da pensare anche le realtà cooperative cuneesi, che sono il Valle Iosina, che sono il Valle Stura, che sono la Light Service. Altro dato qualificante è sicuramente la scelta tecnologica di avanguardia. E questa è stata una scelta veramente illuminata che i soci di Piemonte Latte da sempre hanno fatto. Piemonte Latte dispone di un centro di stoccaggio del latte dei soci. Quindi come si comporta una cooperativa solida come la vostra in salute in un mercato ormai libero dal punto di vista della redditività ma anche dei costi di produzione? Quali sono le strategie che Piemonte Latte cerca di mettere in campo? Di alcune abbiamo già parlato, quindi strategie di aggregazione, strategie di valorizzazione del latte, e qui ci stanno tutti i lavori che stiamo facendo sulla qualità del latte. Noi abbiamo importanti collaborazioni con laboratori dell'AgriLab operante in regione, in queste zone è uno di questi. Abbiamo importanti e per noi sono veramente dei importanti interlocutori i veterinari che ci possono supportare per raggiungere quelli che sono gli obiettivi di qualità che i nostri clienti necessitano. Quella del 2015 per Piemonte Latte è sicuramente un'assemblea storica perché sancisce un passaggio d'avanguardia, quindi dal regime delle quote latte che si è concluso al libero mercato. Com'è per voi questo esodo? Ma come per tutti è un passaggio che preoccupa, perché si passa da un sistema in qualche maniera governato a un sistema dove di governo ce n'è ben poco. È vero che poi il mercato ha sempre ragione, però non sappiamo. In questo momento qua siamo tutti tendenzialmente preoccupati. Poi speriamo che la situazione possa evolvere verso un assestamento. Oggi come oggi il mercato è saturo di latte. Quindi entriamo nel vivo del decreto delle quote latte. Beh, allora, la questione delle quote latte anche nell'ultimo anno, ovvero campagna 2014-2015, crea problemi. La serie che la produzione quest'anno
nazionale, in base alle proiezioni che abbiamo, è andata al di sopra del quantitativo nazionale di riferimento, per cui il rischio di dover pagare le multe, di doverle versare, di non averle compensate è molto molto elevato. Noi abbiamo registrato dei volumi di trattenuta notevoli, basti dire che solo il mese di marzo Piemonte Latte presta fideiussione alla AGEA per circa 900.000 euro, no? E nel totale siamo a 1.200.000 euro, no? Di trattenute e fideiussioni prestate. Non dico che sia il doppio rispetto alle campagne precedenti, ma quasi. La cosa importante, ed è attualità di ieri, è che su pressione, su istanza di Fedagri, settore lattiero caseario nazionale, e di Alpi Latte Piemonte, oltre che di tutta un'altra serie di realtà anche fuori dalla regione, si è intervenuti sul Ministero, su AGEA, sul Vice Ministro, sull'assessore nostro, su tutto il mondo della politica, per fare in modo che quest'anno si potesse però compensare fino all'ultimo chilo di quota compensabile, perché ritenevamo un'ingiustizia l'ultimo anno delle quote latte che ci fossero dei produttori in un momento oltretutto di crisi del settore, di difficoltà, che dovevano versare allo Stato uno splafonamento che poteva essere compensato, perché le leggi, in particolare la 33, sono delle leggi che funzionano non benissimo, e quindi si è chiesta questa cosa. Adesso, in parziale accoglimento di quanto noi avevamo richiesto, è uscito ieri notte questo decreto del Consiglio dei Ministri, che dovrà essere poi convertito in legge, che prevede di poter compensare fino al 6% anche ai produttori che non abbiano superato il 12%. È un tecnicismo, non è una cosa facile. Vi faccio l'esempio: con la precedente impostazione, se un produttore usciva del 6,1% rispetto alla propria quota, non veniva compensato per nulla, perché bastava questo 0,1 in più oltre al 6% per escluderlo dalla compensazione, no? Ora, con questo testo, il produttore che dovesse essere uscito entro il 12% potrà aver compensato il 6%. È una vittoria parziale, adesso speriamo che si possa ancora intervenire. Ovvio che questa misura, questa possibilità di compensazione è riservata solo a coloro che abbiano rispettato la norma nel 2014-2015, ovvero quelli che sono stati sottoposti a trattenute a versamento, perché se uno non è stato sottoposto a trattenute a versamento ovviamente non potrà beneficiare della compensazione. La strategia utilizzata da Piemonte Latte è sicuramente quella delle filiere, che sono qui diversificate in base anche alle esigenze del mercato. Qual è la mission di questa policy che vi siete dati? La collaborazione tra l'industria del latte e i produttori deve essere sempre maggiore, e se l'industria del latte ci richiede dei protocolli o delle certificazioni così, noi dobbiamo dargli per ottimizzare questa collaborazione in maniera che l'industria riesca a sfruttare questa chiamiamola filiera. Quella di Inalpi Ferrero è stata una delle prime, senz'altro ne usciranno dopo, perché il mercato globale si sta estendendo, cioè Cina, dove ci richiedono altri parametri per poter esportare in Cina, e i produttori della Piemonte Latte sono attrezzati per rispondere a questa sfida del mercato. E poi c'è anche il sistema delle DOP piemontesi, che rappresenta sicuramente un riferimento. Senz'altro le DOP sono una parte molto importante della clientela della Piemonte Latte, e qui senz'altro la certificazione è d'obbligo. La Piemonte Latte è una cooperativa aperta, perché tra i vari cooperatori ci sono anche le figure dei controllori, che diventano tutti gli effetti partner. Oggi si parla di una filiera sicura, in questo senso la salubrità e la salute del latte diventa un valore importante. Quindi come avviene questa forma di cooperazione tra di voi? Certo, la cooperazione si svolge in questo modo. Noi forniamo l'assistenza, la consulenza e le analisi a una parte degli associati della Piemonte Latte.
Questa consulenza è partita già da alcuni anni e ha utilizzato le misure del piano di sviluppo rurale 2007-2013, in particolare la misura 114 e la misura 124. Questo per far sì che ci possa essere una prevenzione delle mastiti. La prevenzione delle mastiti significa una riduzione delle cellule somatiche, significa un migliore e minore utilizzo degli antibiotici nella terapia, nella cura delle eventuali mastiti. Quindi un incentivo proprio alle politiche di sicurezza ma anche di benessere animale, sicuramente anche non un abuso della farmacologia, tutto questo per uniformare il livello di qualità tra i soci. Esatto, e per fornire poi un latte il più possibile con cellule somatiche ridotte, basse, in modo che ci sia dei premi anche per questi valori migliori della qualità del latte. Quindi in questa politica di prevenzione come avviene la vostra funzione di controllo? La nostra funzione si svolge in questo modo: ci sono delle visite dirette in stalla, delle controlli sui tank direttamente per quel che riguarda i germi contagiosi e poi successivamente i controlli sulle singole vacche e sui singoli quarti di queste vacche, e successivamente si valuta quali sono eventualmente da curare, quali germi sono stati isolati, e quindi si va mirati a una determinata terapia. Quindi questo sistema ha contribuito anche ad elevare la qualità del latte negli ultimi anni? Assolutamente sì, difatti i valori anche dei tank, delle cisterne di raccolta in questi ultimi anni sono notevolmente diminuiti, molto molto al di sotto dei valori di legge. Oltre 30 anni di storia di cooperazione e mutualità sul Piemonte, questo è un grande motivo di orgoglio per il presidente fondatore, past president, Tommaso Mario Abrate. Renata, hai detto tutto tu, orgoglio, e mi pare di ricordare anche un po' di commozione quando ho deciso spontaneamente di lasciare la presidenza di questa cooperativa. Sono rimasto ovviamente nel giro del sistema agricolo, in Fedagri e in altre attività. Però l'orgoglio certamente e il ringraziamento espresso e mai sufficientemente a tutti i soci per averci consentito tutti insieme di creare questo tipo di piccolo miracolo, un miracolo che in provincia di Cuneo non credevamo possibile, non ci sembrava realizzabile, invece l'abbiamo fatto. 250 soci, una realtà imprenditoriale tra le prime in Piemonte, sicuramente una cooperativa in tutti i sensi, con le ragioni dell'economia e della mutualità tutte quante espresse e rispettate. Un orgoglio che si estende ovviamente al sistema di Confcooperative, in particolar modo a Fedagri. Assolutamente sì, d'altra parte noi dirigenti di Fedagri le cose le impariamo dai nostri soci in questi contesti assembleari, è qui che prendiamo insegnamenti ma anche carica, tanta carica, perché rappresentanza oggi è una partita troppo seria, una partita troppo importante per lasciarla all'improvvisazione oppure alla spannometria di quelli, e ne abbiamo qualcuno, lasciamo da parte i disonesti, le vicende della cronaca di questi giorni, ma la spannometria, quindi l'approssimazione di chi non sa fare rappresentanza. Noi in Fedagri riteniamo di avere tutte quante le carte in regola e i numeri, grazie a queste cooperative, grazie a questa portata di soci. Deborah è una giovanissima allevatrice, ma non solo, è anche la più giovane all'interno del consiglio di amministrazione della Piemonte Latte e anche di Fedagri Piemonte. Allora, come nasce il tuo legame con la tua cooperativa da giovane imprenditrice? Beh, noi abbiamo una piccola azienda situata a Sant'Albano Stura, abbiamo conosciuto Piemonte Latte tramite degli allevatori vicini, siamo molto soddisfatti per il semplice fatto che Piemonte Latte è una cooperativa molto bella per le persone che ci sono dentro, e poi con loro non c'è il caso di preoccuparsi più di tanto, perché siamo sempre sicuri che il nostro latte vada
vada a finire bene, e i pagamenti sono molto a posto e tutti gli sforzi che noi facciamo per la qualità sono sempre ben ricompensati.